nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio che ci è Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverendissima, è proprio una grande gioia averla tra noi per questa celebrazione eucaristica e la testimonianza che seguirà. La nostra è la gioia di trovarci di fronte a un uomo, a un sacerdote divenuto cardinale, a un credente che ha saputo accettare, vivere e offrire come sacrificio a Cristo tutto ciò che gli era inflitto. La croce enorme il cui legno per 28 anni ha portato addosso lungo la sua personale via dolorosa, solo per il fatto di essere sacerdote. Lei sempre dice: io non ho fatto niente, è tutto merito del Signore e di Maria. Noi le crediamo e chiediamo stasera anche per noi una docilità a Lui e a Lei un po' più simile alla sua. Ma è anche un onore averla qui, perché lei rappresenta sia tanti suoi compagni di cammino ai quali è stata concessa la grazia del martirio propriamente detto, sia quelli, una ristretta minoranza, che sono riusciti a sopravvivere per ricordare e raccontare, e dunque per contribuire a non rendere vano con l'oblio il sacrificio dei più. Una schiera imponente di uomini, di donne, di sacerdoti e laici, che usando le parole dell'Apocalisse si potrebbe dire passati attraverso la grande tribolazione e che hanno potuto rendere candide le loro vesti lavandole nel sangue dell'agnello. Tutti loro questa sera vogliamo onorare, con loro essere in comunione nella celebrazione eucaristica, quella celebrazione che l'ha sostenuta e la sostiene in ogni giorno della sua vita. Il tempo di avvento che stiamo vivendo ci sollecita a tenere desto lo sguardo sul Signore che è venuto e che verrà. La sua presenza tra noi aiuta la nostra debole speranza a vivere il tempo che abbiamo ancora a disposizione nella tenace e umile attesa di Lui. Desidero aggiungere solo una parola di saluto anche da parte mia, Sua Eminenza, ringraziare Don Marco e i confratelli presbiteri, tutti voi, di questa partecipazione. Credo davvero che Sua Eminenza sia un'icona vivente del Crocifisso Risorto e così possiamo celebrare con fede e con fiducia questa Eucaristia, disponendoci innanzitutto a riconoscere i nostri peccati e affidarli all'infinita misericordia del Padre. Tu che sei la via che ci conduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la verità che illumina e guida ogni uomo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la vita che vince la morte, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Fa, o Dio, che maturando frutti di conversione prepariamo con impegno la via al Redentore e donaci di vedere con gioia la tua salvezza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci illumini e ci guidi sulla via della vita. Lettura del profeta Geremia. In quei giorni
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole menzognere ripetendo, questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole false che non giovano. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome e dite, siamo salvi. E poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch'io però vedo tutto questo, oracolo del Signore. Parola di Dio. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare. Liberaci, Signore, di morte. Altri abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il progetto dell'Altissimo. Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall'ombra di morte. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li salvò dalle loro angosce. Ringrazino il Signore per il tuo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Lettura del profeta Zaccaria. Così dice il Signore Dio. Prima di questi giorni non c'era salario per l'uomo, né salario per l'animale. Non c'era sicurezza alcuna per chi andava e per chi veniva, a causa degli invasori. Io stesso mettevo gli uomini l'uno contro l'altro. Ora invece, verso il resto di questo popolo, io non sarò più come sono stato prima. Oracolo del Signore degli eserciti. Ecco il seme della pace.
la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i cieli daranno la rugiada. Darò tutto ciò al resto di questo popolo. Come foste oggetto di maledizione fra le nazioni, o casa di Giudea e di Israele, così, quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque, riprendano forze le vostre mani. Così dice il Signore degli eserciti, come decisi di affiancare quando i vostri padri non provocarono all'ira, dice il Signore degli eserciti, e non volli ravvedermi, così mi darò premura in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non temete. Ecco ciò che voi dovrete fare. Dite la verità, ciascuno con il suo prossimo. Veraci e portatori di pace siano i giudizi che pronuncerete nei vostri tribunali. Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello. Non amate il giuramento falso, poiché io detesto tutto questo. Oracolo del Signore, parola di Dio. Praticate la giustizia, dice il Signore, perché la mia salvezza sta per venire. Alleluia, 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 alleluia. Benedicimi, Padre. Gesù, faccio la tua amata benedizione della nostra diritta, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, i farisei e i sadducei si avvicinarono per mettere alla prova il Signore Gesù e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro, «Quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Li lasciò e se ne andò. Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Gesù disse loro, «Fate attenzione!» e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano, non abbiamo preso del pane. Gesù se ne accorse e disse, gente di poca fede, perché andate dicendo tra voi che non avete pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite che non vi parlavo di pane? Guardatevi invece dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Ci ha dato Gesù Cristo. Si sa da tutti, il più miracolo grande che si fa ogni giorno nel mondo è la venuta di Gesù nelle mani di un quasi milione di sacerdoti. Come il sole brilla e riscalda il mondo intero materiale, Gesù brilla e riscalda con il suo amore infinito tutti i cuori degli uomini che vogliono seguire e guardare Gesù, Salvatore, Redentore dell'umanità intera. Viviamo nel tempo di Natale. Sappiamo tutti che sono 4 settimane, che significano i 4000 anni che il mondo, l'umanità, aspettava il Salvatore, il Redentore. Gli dicevano alle nuvole, radice desse vertumbo spantustum, apeato tarot germe il Salvatore. Dateci o nuvoli, il Redentore e il Salvatore per tutto il mondo, per tutti gli uomini. Si apre la terra dove abitiamo noi, che germogli il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Sono ormai 2000 anni di più, quando Gesù è venuto in questo mondo per rinnovare tutta la genere umana, per avvicinare tutti gli uomini e illuminarli tutti, per conoscere la verità, per conoscere la legge divina, per conoscere Dio creatore onnipotente, per ricevere la ricompensa immensa. San Paolo, con la sua voce potente, grida a tutti i popoli: Deus vult homens, homens salus feri. E Dio vuole che tutti gli uomini che li ha creato guardarli in paradiso. Lo pensiamo noi, questa sentenza di San Paolo? Non ho morto un peccatore, sono convertito a Dio. Non voglio la morte del peccatore. Ma si converta e viva, intuona ogni giorno dall'altare delle chiese, dal cielo, la voce di Gesù: convertitevi, convertitevi, venite ad omnes, egor champos. Questa miseria che è ampliata nel mondo, apostasia così grave che c'ha oggi l'umanità, allontananza dalla luce divina e dalla vita eterna che ci aspetta noi tutti, uomini della Chiesa. Siamo nati e non sappiamo quando andremo da questo mondo. Nel brano del Vangelo Gesù oggi proclama le invenzioni, posso dire, cosmologiche, della natura, metafisiche, antropologiche, per insegnare a tutti gli uomini di tutti i tempi, fino alla seconda venuta che verrà Gesù per la seconda volta. Malgrado una citata tremenda, Don Venere giudicare secolo per inem. Quando verrai per la seconda volta, per giudicare il mondo non con miele e fiori, ma con fuoco. Carissimi fratelli e sorelle, venne il giovane, gli si presentò a Gesù e gli disse: Quid facem ditem tarum possidiam? Che cosa devo fare per godere la felicità eterna? Perché questo mondo malgrado ci dà un pugno di fango di terra. E ti dice, requiescati in pace. Ma Gesù è venuto per distruggere la morte, per dare la speranza e la gioia a tutti gli uomini del mondo, per dire come gli ha detto a San Lazzaro, 4 giorni che era stato sepolto. Davanti a 5000 giudei il sole brilla potentemente, la terra si scuote, e la voce di Gesù brillò nella mente di milioni e miliardi di uomini che lo ascolteranno: la potenza d'amore. Gesù, donatore della vita, Gesù,
potenza morale, fisica, intellettuale e divina. Gesù che vuole che tutti gli uomini con suo sangue guardarsi in paradiso. Salvare la legge di Dio è una condizione sine qua non. Vuol dire mantenere i 10 comandamenti. Per parlare così tante parole come dice Gesù, no, non parlate troppo come fanno i pagani, ma parlate chiaramente la voce, sentite la voce della vostra salvezza. Perché Gesù non è una persona mitologica, un grande filosofo dei tempi, ideologo, un miliardario, un potente, un scienziato, ha tutta la scienza del cielo e della terra, della materia e dell'immortalità, la luce infinita dell'amore per tutti gli uomini, cattolici, musulmani, tanti, perché è il padre di tutti, e vuole guardare e mettere in pratica tutti i suoi fedeli la parola divina. Cosa vuol dire? Seguire Gesù nella croce che ha distrutto la morte, seguire Gesù nella luce che non finisce mai, sentire quel profumo d'amore che non finisce mai, solamente Gesù può dare a tutti gli uomini. Ne può servire, nessuno può servire ai due padroni, malgrado sono tanti uomini che, abbandonando la fede, distruggono il loro futuro, la loro vita, perché solamente Gesù è risorto e vita. E Lazzaro risuscitato gli disse: ego sum resurrexit et vita, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, comunque come materia, e la materia ma rimane in materia, chi vive e crede in me non morirà mai per l'eternità. Quanti sono gli uomini scienziati, potenti, miliardari, presidenti, eccetera, di questo mondo, tutti rimasti nella polvere della storia, ma solamente le buone opere che hanno commesso in questo mondo guideranno, brilleranno per tutta l'eternità. Noi siamo invitati dallo Spirito Santo. L'Italia non è una carezza, eccetera. 2000 anni brilla come Chiesa Cattolica Mondiale, che ha dato alla Chiesa, al mondo, al Paradiso, centinaia di migliaia e milioni di uomini scienziati, uomini generosi, e tutti forniti dalla grazia divina per servire Gesù, per far conoscere il suo amore e la speranza dell'eternità. Viviamo nel tempo di Natale, 4000 anni, 4 settimane, per avvicinarsi alla nascita di Gesù. Si usa questa parola, Buon Natale, come se fosse solamente un'ovazione spirituale. Tutto bene, perché non si aumenta? Buon Natale di Gesù, Salvatore, Redentore e Giudice Supremo, che ci darà la vita sempiterna. Siamo smarriti, carissimi fratelli e sorelle. La materia rimane in materia. Tutti i beni di questo mondo, della mammona che si chiama apologetica, svaniscono. Solamente Gesù è rimasto, rimane e rimarrà per dare a tutti gli uomini la vita eterna. Avete dimenticato 5 pani che gli ho dato al popolo, perché si lamentava il popolo. Con 5 pani, 5000 uomini saturati. Chi l'ha fatto e chi lo fa? Perché la fede è tutta soprannaturale, investita con la dottrina materiale per soprannaturale. E tutto che si fa nella Chiesa, ogni preghiera parla per un santo, parla per la Santissima Madonna, parla per Gesù, che è vivo in tutte le chiese del mondo con anima e corpo, è vivo in tutte le case
del mondo cattolico, dove sono due, ha detto Gesù, il terzo sono io. E Gesù, amore infinito, vuol salvare con lacrime tutta l'umanità. Perché siamo fatti così pigri per Gesù? Si sa da tutti, non prolungare molto, che tutto finirà. Ma solamente Gesù vive, è vissuto e vivrà per dare la vita che non c'è da fare nessun di questo uomo, ma solamente alla sua divina potenza, vivo col corpo nel Santissimo Sacramento, che richiama tutti. Venite ad me omnes, ego reficiam vos. Tutti quei poveri senza tetto, senza pane, senza casa, oppressi, malati e tutti, venite ad me omnes, venite tutti da me. Perché è, come si dice in italiano, è risparmiatore, è il dono più potente della nostra speranza, che brilla tutte le nostre azioni per sentire il profumo d'amore che Gesù sparge e diffonde nel mondo intero. Scusatemi se forse mi infastidisco un po'. Accumulò Gesù un gruppo di bambini davanti a tutte le autorità dei giudei. Li guardate, questi bambini, gli dice Gesù. Lo guardarono. Se non se fissiamo di fare psicotisti, non abiti saremo ce loro, gli dice al mondo intero, Gesù Dio onnipotente, distruttore della morte. Se non diverrete puri, innocenti e casti come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Parla Gesù Dio, è dimenticato. E il peccato, forse il sesso, la materia, tutti i beni che svaniscono appena presi nelle nostre mani. Poniamo Gesù nei nostri cuori, non con le parole, con la mortificazione, con la penitenza, con la castità, con il mantenimento del decalogo, con la santificazione del matrimonio, e poi ai tutti i ricchi, perché dice, inizio in sapienza, timor domini per scienziati, inizio della scienza, Wissenschaft, in altre lingue, è solamente servire a Gesù e mantenere la castità. E in tuono cacofonico un po', ma se vogliamo, speriamo con la grazia divina entrare nel regno dei cieli, dobbiamo essere innocenti, puri e casti come bambini. E voi ricchi, cambiate la vostra ricchezza, così potentissimo sapete, troppo. Date ai poveri. Ogni cosa che avete fatto per i vostri fratelli avete fatto a me, intorno a Gesù. E tutti quelli che hanno aiutato i poveri avranno, che cosa avranno? Venite, venite, Padre Spei, e possiate regno per il povero santo in secola. Venite tutti i benedetti del mio Padre, e non solo entrate, ma possedete il regno creato, preparato per voi prima di tutti i secoli. Questa è la ricompensa immensa che Gesù gli darà a tutti gli uomini che con la fede di Dio aiuteranno e gli daranno ai poveri di questo mondo. E te parola, secondo riesco comunque niente. Vuol dire, tutte le opere buone che ognuno da noi abbiamo commesso in questo mondo è scritto nel libro della vita. Sappiamo bene, ogni uomo ha il libro della vita, dove ogni giorno si scrivono, si incidono, come posso dire in italiano, tutte le nostre opere buone, malgrado anche se sono quelle cattive. Gesù ci richiama tutti, il richiamo del cielo. Da Fatima Santissima Madonna ha urlato 105 anni prima, convertiti dal mondo, ma malgrado l'umanità non ascolta la voce piangente della Santissima Madonna, venite da Gesù per salvare il mondo da tutte le carestie, pandemie, guerre e tutto che sanguinicente che si sparge oggi nel mondo.
il restauratore è la potenza divina. C'è anche l'esorcismo, dimenticato quasi tutto. L'esorcismo che è la preghiera più potente che ha la Chiesa, pronunciata dalla bocca di San Michele Arcangelo. È formulata da Santo Padre Leone XIII per allontanare tutte le forze sataniche. E voi, fratelli e sorelle, che avete sentito? Un cumulo dei demoni. 2000 demoni pronunciano e proclamano e gridano: tu sei il figlio di Dio onnipotente. Perché ci viene a tormentarci? Lucifero proclama Gesù Dio onnipotente. Noi come cattolici quante volte abbiamo dimenticato Gesù? La grida della Madonna di Santissima, quando Lucia guardò sotto il sole della terra un oceano immenso di fuoco e l'inferno, dove apparivano, morivano e andavano per eternità milioni di anime. Tutti questi sono figli e figli miei. Convertitevi. E oggi è la parola conversione, è la più potente che devono sentire e applicare tutti i popoli cattolici e non cattolici per mettere Gesù al primo posto. Come abbiamo sentito nel Vangelo, cioè per la giornata profeta, che cosa gli dirà? Ninive, Iran, oggi. Se non convertirete, tra 40 giorni cadrà dal cielo il fuoco e ci eliminerà tutti noi. Il re Dario immediatamente con il sacco e con la penitenza ordinò a tutto il popolo di convertirsi a Gesù, a Dio onnipotente, perché Gesù è amore infinito e li perdonò. Mi sembra che ho investito un po' nel tempo, ma è il tempo indispensabile per convertirsi oggi tutto il mondo che vuole la pace, la tranquillità, la sicurezza, e l'amore che Gesù ci dà a tutti. Con la intercessione della Santissima Madonna, che qui in Italia almeno io 1000 compatis di apparizioni della Madonna, terra santa d'Italia, che è ripiena di martiri, di santi nel cielo, nella terra, missionari in tutto il mondo, in tutte le parti, costruiamo un muro da terra, posso dire, al cielo, pregando Dio onnipotente e la Santissima Madonna per salvare il mondo da ogni pericolo, da ogni minaccia che Satana può preparare per l'umanità. Ma la Madonna, la regina della pace e dell'amore per tutti i popoli, ci richiama il Santo Rosario. Che cosa dice Satana per Santo Rosario? Dice che il Rosario, per Satana maledetta, ci strappa da noi milioni di anime e li manda in paradiso. Quanto di noi recitiamo due corone di Rosario di Santissima Madonna, almeno 4 al giorno? Un'ora per lo spirito che è per l'età e per il corpo che domani si marcisce in terra. Che cosa facciamo? Il Dio onnipotente, amore infinito Gesù, col suo sangue che ha sparso e eliminato il nostro peccato, ecco noi, ci richiama: venite, io vi darò la vita. Tutte le mancanze che potete avere degli alimenti, dell'economia, tutti i fenomeni climatici, e Gesù che ha creato la clima, il mondo e 36 miliardi di stelle supergiganti, perché non inginocarsi davanti a Gesù? Il sole che brilla il mondo ogni giorno, così Gesù brilla la nostra mente e ci dà dallo Spirito Santo l'amore infinito. Santissima Madonna, stenda la sua mano potentissima, regina del cielo e della terra, che tutte le vittorie che ha avuto la Chiesa sono sigillate dalla mano potentissima di Santissima Madonna. San Bernardo di Siena dice: quando ho visto la Madonna, dovevo dire che è proprio Dio.
sapienza infinita, amore infinito, potenza infinita, misericordia infinita, per tutto, così è Santissimo Trono. Incinchiamo davanti a Gesù Santissimo Trono, sentiremo due parole. Euque salve buon fedele, Signore in calma di tu. Vieni, vieni, salve buona e fedele, entrare nel regno del tuo pastore divino. Vieni per godere l'amore e la felicità per tutta l'eternità in paradiso. Salutato Gesù Cristo. Dopo il Vangelo, Signore Dio mio, agisci con me secondo il tuo nome. Salvami, perché benigna è la tua grazia. Liberami, Signore, sono povero e infelice e il mio cuore è ferito. Con cuore filiale presentiamo al Padre le nostre preghiere per le necessità della Chiesa e del mondo intero. E ad ogni invocazione rispondiamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Santa Chiesa si rafforzi nella convinzione di essere amorevolmente custodita da Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti sono chiamati ad amministrare la giustizia, operino con equità e con rettitudine, consapevoli della propria responsabilità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il pensiero delle cose materiali non ci distolga mai dall'ascoltare il Signore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri fratelli che si sono addormentati in Cristo, sperimentino la gioia di abitare per sempre nella sua casa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Affretta la tua venuta, Signore Gesù, non tardare. Dona sollievo alla Chiesa che si affida al tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ci scambiamo uno sguardo, un gesto di amicizia e di pace. La raccolta delle offerte è destinata alla carità del Cardinale Simoni.
più gradito sacrificio è per te, o Dio, l'affetto sincero di una coscienza pura. Accogli questi doni e consacrali con l'effusione del tuo spirito, perché alimentino in noi un amore senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre. Qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Amor mio.
preghiamo. Concedi, o Dio, a chi si è saziato al tuo banchetto, di custodire con fede perseverante sino alla vita eterna la ricchezza che ci hai generosamente donato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Siccome nel tutto il santuario dell'Italia o Europa che la Madonna posso dire men degno mi manda, faccio l'esorcismo e ho cominciato da 66 anni in latino forma di Santo Padre Leone XIII per proteggere tutto il mondo da tutti i terremoti e i pericoli. E noi abbiamo l'occasione potentissima per pregare il Signore per la pace di tutti i popoli del mondo che si illuminino, amare gli uni gli altri, creare una fratellanza mondiale e che tutti in una bocca godano il Signore. E sempre in latino, lo sappiate, se non avete sentito, quasi in tutte gli esercizi che faccio, mi accompagna San Giovanni Paolo II, che l'hanno visto, Padre Carmine a Viterbo, a Roma, a Bologna, tutto, perché è potenza d'amore infinita che ha Dio, Gesù e la Santissima Madonna per salvare tutti gli uomini e vedere la pace e gioia nei cuori dell'umanità. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Principe, gloriosissimo, celeste, e santo di Arcangelo. Defendere lo sempre del vero principe se portatas, ad vero spuntare che ora stanno a parlare un conto allo spirituale e qui si incelesco. Vedi che si rompe con stessa di mano che si ha tenuto diavoli e mi per smago. E questo odio mi ha fatto loro non sanno in capo dell'altra crescita. Ti vetterà del Dom Sanso di Torino in Sopana per città di Cantas. Deve ricare di un pace sotto il Satana sotto il Pedro Sostis. Ne utra valli cattivo se ne ho un sette crine scere. Offer la nostra specie con spedatissimi. Uccido anticipo la nostra misericordia di Domini. E l'apparenza del cuore, serpente manticum, questi apri Satana brigato mi danno in avviso non si dubbia ampio sgandesi. Et in nome Domino nostro Gesù Cristo, intercedente immacolata Virgine dei Chiesi Maria, le alza apposta spettato Paolo, omino santi, sacra la nostra autorità di confisi, ad invasione di cuore scalza, rappresa sicura che è di morte. Ex suga Deus, il serpente, il mio stato punto, il tempo passo, il potere sopra, il cuore, per il peccato della faccia dei. Ex crucem Domini, fumi, de parsa, tarsa, Vice Deo di tribuio da Radic Davide, alleluia, fiat misericordia tua, Dom Giugno, secondo il nostro tempo. Exorcitamo stesse somme in mondo spiritus, omni satanico potestas, omni sicuri in franzi avversari, omni segio, omni congregazione diabolica, in nome e virtù del Domino nostro Gesù Cristo, radicare e fugare della Chiesa, animamus animandi di contes, ac prezioso divina sangue redentus, ne cui travare scaptivo stene omnes e crescere, offer nostra specie prospettatissima, uccido anticipo nostro misericordia Domini, e da parente tra cuore un serpente manticum, questi avvero satan americato mi in avviso non seduto ambigens. Pax il benedicto de omni potenti padre, se di scienza per la sua pancia, e Dio vi benedica per tutta la vita. Santissima Donna vi protegga da ogni imprevisto. Gesù, con la sua benedizione, benedica il popolo d'Italia, tutti i popoli del mondo, per la pace e la gioia spirituale e per sua potenza divina portare la pace nei cuori di tutti gli uomini di ogni nazione che si uniscano per dare l'onore al Signore per la libertà.
sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.